Vangelo di Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme, tutte e due, ma l'altro discepolo correva più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro ed osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè Cristo doveva risuscitare dai morti. Ecco, abbiamo sentito il racconto evangelico che ci indica ancora il fervore, l'animazione e l'agitazione che ha caratterizzato quei giorni nel gruppo dei fedeli, dei fedelissimi, dei seguaci, insomma, di Gesù Cristo. Anche noi dopo il cammino quaresimale siamo giunti a questi ultimi tre giorni, appunto il triduo pasquale, e attraverso la liturgia abbiamo seguito il Signore Gesù e i Suoi discepoli nell'ultima cena giovedì sera, per poi renderci conto della Sua cattura, del processo che gli hanno fatto, prima il Sinedrio, poi Pilato, e dell'esito di questo progetto, condanna a morte. Lo abbiamo seguito con la sua via crucis, lo abbiamo contemplato nella sua sofferenza, nel suo dolore e nella sua morte. Ieri è stato il giorno del silenzio, della solitudine, della riflessione, ma ieri sera c'è stata già l'esplosione della Pasqua, della risurrezione. Pensavamo che le cose finissero lì, lo hanno sempre pensato fin dall'inizio. Ma Dio Padre ha dato ragione al Signore Gesù, è intervenuto nella vicenda e lo ha risorto. Anzi, questa risurrezione ha ottenuto anche per i suoi seguaci il dono grande dello Spirito Santo, che è la terza persona della Santissima Trinità, che si incarica di ricordare ai seguaci di Gesù Cristo di ogni tempo, di ogni epoca, di ogni luogo, di ricordare ai suoi discepoli ciò che Lui, venendo in mezzo a noi, ha detto e ha fatto. Ed è quello che ha fatto fin dall'inizio Pietro. Abbiamo sentito raccontarlo nella prima lettura. Pietro, prima che decida lui di andare a cercare quelli a cui annunciare il Vangelo, con sorpresa si vede invitato a casa di questo pagano, addirittura nemico, perché è un centurione romano. Lo fa chiamare, lo invita a casa sua, perché vuole ascoltarlo. Quindi è la potenza dello Spirito Santo che agisce, e noi non siamo tanto abituati, soprattutto oggi in un mondo tecnologico, evoluto al punto tale che sembra che ci basti schiacciare qualche bottone di qui e di là per far funzionare il mondo. Abbiamo poca familiarità con questo Spirito Santo, che invece è il dono che ci ha ottenuto Gesù nella sua obbedienza al Padre e che con il Padre ha donato abbondantemente su quella Chiesa che è nata dal suo costato trafitto dalla lancia. Quel sangue e quell'acqua, simbolo dell'Eucaristia,
e del battesimo sono la fondazione della Chiesa, che è stata lanciata dal mondo proprio dal Signore Gesù, dalla sua volontà e dall'azione e dalla forza dello Spirito Santo. Sarà in fondo questo lungo periodo pasquale di 50 giorni, quindi più della Quaresima, nel quale leggeremo, abbandonando l'Antico Testamento, leggeremo solo letture dal Nuovo Testamento. In particolare la prima lettura sarà sempre tratta dagli Atti degli Apostoli. Ma cosa hanno fatto e chi gliel'ha fatto fare a questa gente poco istruita? Quello che hanno fatto, appunto, abitati dallo Spirito Santo, che ha ricordato loro ciò che Gesù ha fatto quando è venuto in mezzo a noi, sono andati in giro per tutto il mondo ad annunciare questa buona notizia del Signore Gesù Cristo, morto e risorto per tutto il creato, per il mondo intero, per l'umanità creata a immagine e somiglianza di Dio, tutta l'umanità, anche quella che sembra perdersi dietro ad altri interessi, premure, desideri di qualsiasi altra cosa eccetto che quella di Gesù Cristo. Ecco cosa diceva Pietro nella casa di questo pagano, un centurione romano, Cornelio, che lo ha fatto chiamare a casa sua. Gli dice: allora cos'hai da dirci, cosa raccontarci a proposito di Gesù Cristo? Ecco cosa dice Pietro: voi sapete, se non lo sapevano glielo diceva lui, voi lo sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni il Battista. Cosa è successo? Cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E cosa è venuto a fare Gesù in mezzo a noi? È venuto a ricordarci che siamo figli di un Padre che è buono, che siamo in balia anche di influssi negativi e che abbiamo bisogno di liberazione, di guarigione, di correzione. Ecco il perché della presenza dello Spirito Santo, che tende a orientarci continuamente verso Gesù Cristo, mandato dal Padre proprio per questa missione. Noi, dice a proposito allora dei discepoli del Signore Gesù, sempre Pietro dice, noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e a Gerusalemme. Essi, i Giudei, il Sinedrio, i potenti del tempo, sia a livello religioso e di riflesso a livello politico o militare, essi lo uccisero appendendolo ad una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo, notate bene, mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. A noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. Ancora oggi stiamo mangiando e bevendo con lui, dopo la sua risurrezione dai morti, nella messa. Noi attingiamo alla fonte a cui ci orienta lo Spirito Santo, che è anche dentro di noi in virtù del battesimo. Attingiamo alla fonte sia a livello di formazione e di informazione, ascoltando e lasciando depositare progressivamente la sua parola nella nostra vita, ma anche attingendo al suo corpo e al suo sangue. Questo, fratelli e sorelle, è l'annuncio pasquale che ci viene ricordato e richiamato e al quale siamo invitati e inviati tutti noi, in virtù del nostro battesimo. Lo facciamo, come lo facciamo? Forse non lo facciamo in piena consapevolezza.
Eppure siamo chiamati a fidarci o a riaprirci a quel dono dello Spirito che ci accompagna anche là dove neanche immaginiamo di arrivare. Se è vero, come è vero, che questa missione del Signore Gesù ci ha ottenuto il perdono dei peccati, tutti i peccati, anche quelli che non riconosciamo o di cui non ci siamo neanche resi conto. Chi crede nel Signore Gesù ottiene il perdono dei suoi peccati da qualunque situazione e posizione si ritrovi. Occorre fare questo sforzo, guidati dallo Spirito, di credere in quel Signore Gesù venuto in mezzo a noi 2000 anni fa, che è vissuto passando e beneficando tutte le persone che incontrava e che avevano il desiderio di essere guarite intimamente, interiormente, non solo fisicamente. Ha operato questo bene il Signore Gesù passando. Consentiamogli di continuare a operare questo bene, perché lo Spirito Santo ci orienta continuamente a Lui per lasciarlo entrare o rientrare intimamente e profondamente nella nostra vita. Certo, qui si tratta di spalancare le porte, buttar via, insomma, questo masso che ostruisce la nostra vita individuale, privata, personale, dall'ingresso del Signore Gesù risorto, dai suoi doni, lo Spirito Santo in particolare, è lì che noi ritorniamo a vivere o a rivivere, perché risorgiamo nel nome di quel Signore Gesù che non solo è risorto personalmente, ma che ha promesso lo stesso destino a tutti coloro che credono in Lui, e credere in Lui vuol dire vedersi perdonare tutti quei peccati, anche quelli più pesanti, quei macigni che ci fanno credere di essere indegni, di non meritare niente. La morte e la risurrezione del Signore Gesù invece ci merita tutto e ci spalanca al bene massimo che è lo Spirito Santo, perché possiamo camminare nella nostra vita celebrando la presenza in mezzo a noi, nella storia degli uomini, del Signore Gesù Cristo morto e risorto per noi.